L'ANAS annuncia l'inizio dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Verdura. Investimento complessivo per 6 milioni e 500 mila euro. Gero Miccichè. Il crollo del ponte sul fiume Verdura, lungo la statale 115, al confine tra Ribera e Caltabellotta, risale a sabato 1 febbraio 2013. Dopo oltre 2 anni di precarietà e percorsi alternativi, adesso iniziano i lavori di ricostruzione al chilometro 136 della 115, che tecnicamente è la sud-occidentale sicula. L'investimento complessivo annunciato dall'ANAS è di circa 6 milioni e 500 mila euro. Al più presto, come sottolinea il direttore di ANAS Sicilia, Salvatore Tonti, i lavori saranno riconsegnati all'impresa che si è aggiudicata l'appalto, che è la LC SRL, con sede ad Alcamo, in provincia di Trapani. Il territorio comunale di Ribera, secondo il progetto, è quello maggiormente interessato dai nuovi lavori per i collegamenti stradali da e verso il centro cittadino. Il nuovo ponte Verdura è parte di un intervento più ampio relativo alla realizzazione di una variante locale alla strada statale 115 di 985 metri, compresa tra l'intersezione con la provinciale 36 e l'innesto con la statale 386 di Ribera, dove sarà costruita una nuova rotatoria. Il nuovo ponte Verdura sarà una struttura mista tra acciaio e calcestruzzo, con un impalcato a travata continua che si svilupperà su 4 campate, per uno sviluppo complessivo pari a 230 metri. L'impalcato sarà costituito da una soletta larga 11 metri, con una sede stradale tipica delle strade extraurbane secondarie, quindi con 2 corsie da 3 metri e mezzo affiancate da banchine di 1 metro e 25 centimetri. In origine, il ponte, poi crollato, era costituito da una struttura in muratura a 5 arcate con fondazioni dirette e da una struttura in calcestruzzo realizzata circa 50 anni addietro. A seguito del cedimento nel febbraio 2013, il tratto è stato interrotto alla circolazione per breve tempo ed è stato successivamente ripristinato grazie a un'opera provvisoria ancora oggi in esercizio. Nell'ultimo anno si è proceduto rapidamente alla progettazione e alla raccolta dei pareri previsti per garantire i lavori di ricostruzione del ponte.